Ok, allora, cominciamo con far colpire Mario e usare Fratelli Fuoco perché lo voglio usare sul clavotto, ovviamente. Ok, vai. Boom! 64. Altri 64. Vabbè, sarà sempre così, dai. Non vorrei sbagliarmi, ma hanno tipo 200 e passa di vita, quindi state molto attenti e uccideteli in fretta. E li potete sconfiggere anche con un attacco fuoco, se è abbastanza potente. Infatti. Allora, Fratelli Tuono perché deve essere potenziato. Non vedo l'ora di usare Fratelli Ciclone potenziato perché è davvero buonissimo. E ping! Perfetto, cominciamo bene. Avanzato! Oh yeah! Comunque adesso vi farò vedere a cosa... Oh, perfetto. A cosa serve Fratelli Tuono avanzato. E dico anche questo. Quella nuvoletta è abbastanza difficile da evitare perché l'hitbox è strano, ok? Allora, Fratelli Tuono avanzato, non ricordo come si fa, quindi... Quindi andiamo all'1. Vai. A. B sarebbe stato. Comunque, sì. Praticamente raccoglie tutta quanta l'energia del tuono e la usa su un solo nemico. Questa cosa è molto importante, quindi appuntatevelo da qualche parte perché è utile, ok? Ok, dovrebbe già essere morto, quindi annullo. Ah. La cosa brutta è che non si ottengono troppi drop da questi nemici, comunque. Vabbè, sti cavoli, doppio martello, facciamo subito. Boom. Purra! 50 colpi! Ok, con... Mi sa che Mario è leggermente troppo potente in realtà. Allora, Fratelli Ciclone. Boom! E boom. Fine. Stiamo facendo molto bene, che voi ci crediate o meno. Comunque, vai. Adesso comincerò a saltare battaglie, perché? Ma è ovvio, dobbiamo dividerci. Quindi non farò più battaglie finché non mi ricongiungerò con mio fratello. Allora, a tal proposito, Mario, vai, è il tuo turno. Credo. Sì, è il tuo turno, vai. Allora, devi evitare tutti quanti i nemici, l'ho già detto, perché non voglio far aumentare troppo di livello uno a scapito dell'altro. Allora, la mappa è la seguente, quella è la stanza principale che vedremo più in là. Allora, qua non posso andare se non di qua. Oh, nemici, nemici, nemici! Sì. Non li voglio affrontare da solo, mi spiace. È l'unica cosa che non voglio fare da solo, affrontare nemici. E a tal proposito, si possono cambiare l'equipaggiamento di... Sì, non si sa perché, non si sa come, ma posso cambiare l'equipaggiamento senza l'altro fratello. Ed è una cosa molto strana. Comunque, funghi perché, mio Dio, sono poco curato. E sciroppi. E basta, perché non posso curare Luigi a distanza. Tiri fagiolo, ultrafungo e andiamo. Allora, salvataggio, qua non si può andare, qua si va avanti, eh. E qui giù c'è un blocco che dobbiamo attivare più in là. Quindi vai con Luigi. Luigi time! E anche qui ci sono altri nemici per Luigi. Ho fatto la rima, tipo. Allora, questa era la strada opposta a quella di Mario, infatti è la stessa parte, solo che ci sono altri nemici e altre cose diverse. Ok, quel coso di ghiaccio ci colpisce anche se c'è un qualcosa a pararci sopra, quindi attenzione. Allora, qui dove si va? Perfetto, vai. Boom! Mario, mi sa che è il tuo turno, eh? Vai. Ah, un attimo, c'è un qualcosa da leggere qua. Ai signori con i baffi, i due blocchi che vedete qui sono simu blocchi. Infatti, se non avete fatto quel minigioco che abbiamo già fatto in realtà noi, non potete saperlo, ok? Se li riuscite a colpire simultaneamente, ecco che succederà qualcosa. Hanno fatto bene a metterlo, perché se ci sono persone che non esplorano il mondo, conviene davvero. Allora, adesso Luigi time. Deve andare qui a sinistra. Se riesco ovviamente ad andarci senza prendere queste gocce d'acqua, ovviamente l'ho presa una però. Il danno poco che è. Fuggi Luigi, fuggi! Corri! Ok. Allora, qui la mappa. Sì. Questa parte qui sarà odiosa, davvero tanto odiosa. Comunque. Mario, vai. Poi. Sì, e pum. E adesso si può proseguire? Sì, si può proseguire. Andiamo, dai. Eccola qua. Questa è la parte che mi ha intrippato, si dice così, di più da piccolo, perché non riuscivo a farla. E anche adesso non riuscirò a farla, ma dai. Proviamoci. Se siete arrivati fin qui non vi manca certo la perseveranza.
Questo è un regalo da parte mia. Premendo i pulsanti A e B, colpite il blocco che appare e il vostro punteggio si innalzerà. Se totalizzare 30 punti in 25 secondi o meno, aprirò la porta. È lo stesso minigioco che abbiamo già fatto alla... com'è che si chiama? All'Accademia Crepapelle, ok. Proviamoci, dai. Guardate le ombre, mi raccomando. Mi sto concentrando un attimo, quindi abbiate pazienza se non parlo, ma... penso che sia abbastanza importante finire questo minigioco il più in fretta possibile. Ok. Da piccolo non riuscivo a farlo, ho detto, eh. Ok, ho già fatto. Tacca di gioco. Io odio questo minigioco, ok? Lo odio. Allora, qui c'è un'altra mappa per dirci. Stiamo andando verso la cima. E qui si va avanti, quindi bisogna andare da soli con Mario per un po', se non sbaglio. Poi bisogna andare con Luigi e poi... vedrete che succede, ok? Non mi va di spoilerare tutto quanto. Spoilerare. Allora, vai. No, non martello, non devi... non devi fermare lo stoppino, tra virgolette. Allora, Mario, accendi un'altra volta questi cosi. Non so in quante parti dividerò il tempio delle battute, ma... è davvero odioso, quindi... Allora. Luigi, ci servi tu adesso, se non sbaglio. Perché tu sarai il nostro supporto morale. E là si chiude, non si può più rientrare lì dentro. Luigi, vieni. E bisogna essere Mario e... ok, questo era il trucco. Ah, aggiungerei, se non l'avete capito, qui c'era il... qua c'era scritto. Questo pavimento giallo si solleva col pendolo dal basso. Sfruttando questa reazione, puntini, 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 puntini. Beh, potrete capirlo da soli. In effetti, possiamo capirlo da soli. Ok, qua bisogna essere un'altra volta. Perfetto, ok. Mario prosegue, ovviamente. Oh no, 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 no. Ok, no, devo schivarli tutti. Dai, quasi tutti quanti li ho schivati. Non item, fuga. Vai Mario, scappa! Ok. Finché non siamo con Luigi non posso fare nulla qui. Perché non mi va di farlo, più che altro. Vai. Allora, adesso bisogna... ok, un attimo, dove cade il... perfetto. Perché bisogna essere con Luigi e bisogna portare quel coso lì. Se non erro è qui, giusto? Oh, perfetto. Andiamo. Bisogna starci sotto. E qui si respinge il blocco. Pong. Addio. E si aprirà finalmente la congiunzione che ci porterà appunto avanti nel gioco o nella storia. Allora, qui se non erro non si può più andare. Bisogna tornare indietro a piedi. Yeah. E se volete tutti quanti i fagioli, tutti quanti i fagiolghigni, dovete rifare tutto quanto. Tutto quanto il dungeon da capo, intendo, prendendoli. Io penso semplicemente di sconfiggere i nemici con Mario, col salto iniziale, intendo. E poi... basta. Perché non voglio affrontarli troppo, non voglio tagliare a battaglie, perché francamente non mi va di farlo. Ciao Luigi! E bisogna allenarsi, quindi per forza farò così. Ok? Certo potrei... ok, quasi può saltare così. No? Ok, ecco, mi sembrava strano. Allora, Mario, vai. E 3, 2, 0. Ma danno un bel po' di esperienza almeno. Sì, sì, siamo saliti, perfetto. Allora, Mario level up. E 0 in punti di HP, perché? No, HP? Sì, vai. 2 ovviamente, la mia fortuna, ma... Luigi anche level up. Al 32. E tu hai un bel po' di difesa, la forza te l'ho già aumentata. I fratelli, giusto? Devi aumentarti? Sì, vai. Finché non vedo degli... finché non vedo degli 1, continuerò a colpirli così, senza problemi. Inoltre penso che sia anche più conveniente per voi, perché riesco a configgerli tutti quanti, quasi tutti quanti, in un colpo solo e quindi mi conviene. Allora, Fratelli Fuoco però deve essere potenziato, quindi vai. Vrai! Anche perché mi serve potenziato, perché l'attacco avanzato di Fratelli Fuoco è un po' come l'attacco avanzato di Fratelli Tuono. Potente, e a colpo singolo, circa. Lo vedrete poi però, perché non ve l'ho spiegato, quindi basta. E ho scoperto che bisogna utilizzare gli attacchi fratello un certo numero di volte per imparare l'avanzato, eh. Allora, qua voglio farvelo vedere se riesco a velocità normale. B, A, A, B. Ok, vai. B, A, A, B. Ok, perfetto. Questa è la tattica. E anche questo attacco diminuisce la difesa. Quindi è una cosa molto importante da tenere... ci dovrebbe bastare 4.
da tenere annotato, ok? 2, 3 e 4. A quanto pare ce ne da uno extra, non so il motivo, ma perfetto. Allora, qua siamo già stati, sì, quindi non serve a niente. E torniamo indietro a fare entrambe le strade di Mario e Luigi, almeno credo di doverle fare, perché sono underlevelato, ripeto. Allora, quella di Mario era la più vicina per nemici, giusto? A quanto pare no, era quella di Luigi più vicina per nemici. Ok, qua si va avanti, eh. Ma va bene, faccio solamente un'altra stanza di nemici, ok, no? Sì, 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 facciamo solo questa e poi basta. Allora, prima viale trupone. Ok, fuori uno. E ovviamente non colpisce i nemici volanti. O meglio, vogliamo testare la cosa, perché non lo so se colpisce i nemici volanti o meno. Controlliamo. B, A, A. B, no, colpisce anche i nemici volanti, nonostante sia un attacco elettrico. Quindi è una cosa da annotarsi. Mi piace dire annotarsi, ok. Pa. È difficile da evitare, ripeto. E può avvelenare, eh. E ovviamente... Ah no, perfetto, non ha... non ha fatto cose che non doveva fare, ecco. E adesso andiamo con Fratelli Ciclone. E uno, e due, fine. È davvero potente se riuscite ad usarlo, Fratelli Ciclone, eh. Io non ci riesco, quindi. Allora, vuoi stare fermo un attimo? Ok, perfetto. Adesso possiamo andare avanti nella storia. Pum! No, dobbiamo prima sconfiggere questi due. Con Fratelli Fuoco, ovviamente, perché bisogna potenziarlo. Ripeto 50.000 volte le stesse cose, ma... Il tempio delle battute lo odio. E quindi non riesco a parlare molto bene quando lo faccio, ok? Anzi, è un bene che io non sia arrivato qui tempo fa, quando avevo provato a fare questo let's play. Altrimenti... Casini, 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 ok? Wow! Ciclone, ovviamente, perché... Vai. Ok, perfetto, sono arrivato all'ultimo potenziamento, l'ultimo colpo. È davvero difficile arrivarci perché bisogna premere A come dei malati, ma... Dai i suoi risultati, eh. Allora, adesso mi vorrei salvare un attimo perché siamo al quinto? No, siamo al terzo piano, si va in scala di 2, quindi primo, terzo, quinto. Perché, sì, spoiler, ci sono 5 piani, se non più, quindi... Ok, allora andiamo. Mo, Luigi, vieni. E si sale. Allora, al truppone. Ah, peccato. Mamma mia, vorrei tanto fuggire, ma non posso. Prima, un attimo, prima gli truppone, vai. Perché sennò rompono troppo le scatole. E così voglio anche farvi vedere gli attacchi speciali dei clavotti. Ah, dobbiamo anche rubare alcune cose qui, eh. Perché ricordo che si possono rubare cose tramite Fratelli Ruota, eh. Ah, potenziano anche l'attacco questi qua, attenzione. Ouch. Allora, Fratelli Ruota, vai. E vai. Ah, dannazione, non riesco mai a fare il timing giusto, ve l'ho già detto. Prima il curatore, dai. E adesso? Ok. Viola. Ouch, toglie davvero tanto. Ed è più lento, quindi attenzione. Ouch, Luigi, no! Luigi! Ok, fuggiamo un attimo. Non voglio affrontarli senza Luigi, non mi va di curarlo adesso. Allora, a tal proposito, curiamolo. Nocciole, vai. E... funghi... E... no, per 2 punti non serve. E sciroppi, perché... Mamma mia, quanto sei in ribasso... Siete in ribasso di... tanta roba. Allora,